Allora, l'accordo c'è. L'accordo c'è, eh? Partiamo da questo. L'accordo c'è. Buongiorno. Buongiorno amiche e amici rossoneri. Buon sabato di melma a tutti. Almeno qua piove, ma io lo so che tanto chi mi segue, chi ci segue dal centro in giù, diciamo dopo il po' in giù, c'è il sole che spacca le pietre. Qua purtroppo invece siamo diventati il famoso pisciatoio d'Italia. Qua piove sempre, o piove o ci fa schiattare. Ah, come vorrei non vivere qui in questo momento, però sarei troppo lontano dallo stadio, non ce la farei veramente, troppo lontano dai ragazzi. Ma a parte questo, dicevo, l'accordo c'è con Joshua, no? Per una cifra intorno ai 4 milioni e mezzo di euro a stagione per 4-5 anni, quello che è. Rimango sul vago perché poi le cifre e gli accordi definitivi sapranno sopra l'ultimo, solo l'ultimo, quindi non diamo informazioni vane, informazioni inesatte, che non mi va, c'è già troppa maretta intorno a questa cosa negli ultimi tempi, che riguarda anche altri giornalisti o pseudo giornalisti. Ma detto ciò, il paradosso è che Joshua vuole il Milan, ha accettato il Milan, ha detto sì, voglio andarci, mi va, poi io adoro Ibrahimovic, l'esperienza Milan mi fa altro che bene, però chiaro, non può venire, non può arrivare subito, perché comunque quando hai a che fare con un agente così importante come Kia, comandano loro. Il vero problema è questo, ragazzi, e oggi come oggi, se vuoi portare a casa Joshua Zirzi, devi tirar fuori 53 peperoni, 53-54 milioni. Non ci sono cazzi che tengo, ragazzi, devi tirar fuori quella cifra. A meno, non te lo lascerà mai Kia. Il Milan sta provando comunque, per darvi gli ultimi aggiornamenti, a limare un po', a trattare, perché adesso però i tempi si allungano, perché ovviamente Joshua è andato agli europei, loro contavano, questo me l'hanno riferito, di chiudere molto prima che iniziasse l'europeo, non ci sono riusciti e adesso è il problema. Il problema è che Kia è in stand-by. Perché? Perché Joshua è l'europeo, europeo uguale vetrina. Kia deve sperare, lui deve sperare che Joshua faccia bene, perché poi chiaramente attirerà l'attenzione di altri team, altre squadre, e questo può far solo che bene al suo portafoglio e a quello di Joshua. Quindi l'europeo purtroppo allunga i tempi. Come è chiaro che però c'è già un accordo col Milan, quindi il Milan avrà ovviamente la prima parola, però è anche chiaro che alla fine degli europei o durante gli europei può arrivare una squadra, ad esempio di Premier, che gli dice: pago la clausola, a te ti do 18 milioni di bonus. Chi arriva a Milano e dice: mi danno 18 di bonus, tu me li dai? Il Milan come sempre si indispettisce, anche perché abbiamo Cardinello che non vuole avere a che fare con i procuratori, Ibra che dice non facciamo beneficenza, quindi non perdiamo le speranze. Ma comunque il fatto che Joshua sia andato agli europei, secondo me un po' le cose le complica. Poi non vuol dire che non arriva, ragazzi, attenzione, parliamo con onestà intellettuale, semplicemente vuol dire che le cose si allungano sicuramente, e complicarsi magari sì, perché poi chi è un procuratore molto importante nel panorama europeo, no? E a mano in pasta dappertutto, quindi se volesse piazzare chi zirzira da qualche parte lo potrebbe fare senza problemi. Chiaro anche che in questo contesto conta molto la volontà del giocatore stesso, che a più riprese ha detto voglio andare al Milan, ha rifiutato la Germania, ha rifiutato altre squadre, quindi a quel punto di vista dovremmo essere abbastanza tranquilli. Ma il Milan tira fuori un altro nome dal cilindro, sicuramente l'avete già sentito, io anche, però ve lo riporto per informazioni di cronaca, che è quello di Sam Omorodion, chiamatelo come volete, comunque un ragazzone di 1,93 m che gioca ha giocato in prestito all'Alaves quest'anno, tornerà indietro all'Atletico Madrid perché è di proprietà dell'Atletico Madrid. All'Alaves ha fatto 9 gol in questa stagione, un assist, è ritenuto un ottimo giocatore per sopperire all'eventuale non arrivo di Kier. In realtà non è che hanno solo come alternativa Morodion,
hanno anche diversi altri giocatori, tra l'altro c'è anche Icardi come alternativa a lui, però più che alternative sono vere e proprie prime punte, perché Morandio fa la prima punta sugli effetti, Icardi più o meno lo è, Joshua è più diciamo una seconda punta, ma credo che nelle idee della dirigenza e anche di Fonseca lo si voglia far giocare come prima punta, non so poi come se ci riusciranno, ma Fonseca sta incidendo tanto in questo senso perché sta cominciando a fare nomi diversi come richiesta, lui ci prova, però lui prova a chiedere, Omorodion è una sua idea, quanto mi hanno riferito, vorrebbe anche, ha fatto anche il nome di un difensore in particolare e di un altro centrocampista, del difensore in particolare vi parlo proprio di Umles, che è in scadenza di contratto, sapete, quest'anno, quindi sarà svincolato, è un giocatore con quel difensore di 35 anni, ha tanta esperienza, ha comunque 35 anni, percepisce uno stipendio non bassissimo perché intorno ai 4 milioni di euro, 3,7, 3,8 per l'esattezza, non è inarrivabile come stipendio, ma secondo me per le casse del Milan, rapporto età-valore, credo che sia un po' troppo alto, e su Umles ci sono anche la Juve, c'è anche il Napoli, ragazzi, e anche se non sbaglio la Roma, quindi non è che gli altri stanno a guardare, no? Noi vogliamo far mercato, ma gli altri non è che stanno a guardare. Mi stupisce che non ci siano, almeno a quanto comunicato a noi in generale, altri nomi che siano forti su Zirzi. Io sinceramente non ne ho sentiti, non sono usciti fuori, nessun giornalaio o giornalista ne ha parlato, non mi risulta, anche chiedendo, che ci siano altre squadre interessate, questo mi fa un po' riflettere, forse perché gli altri ritengono che 40 milioni di clausola rescissoria sia una somma eccessiva, perché poi in realtà nessuno l'ha mai detto, ma ci sarebbe una strada alternativa, la clausola rescissoria è per evitare di andare a parlare con la società, è una clausola notoriamente un po' più alta rispetto al valore, in questo caso molto più alta, ma tu potresti andare anche dal Bologna a parlarci, a trattare, perché no? Perché non puoi farlo? Visto che Chia chiede 15 milioni e non si schioda a quanto pare, tu vai dal Bologna e lo tratti a una cifra sicuramente più bassa, no? Perché non ti può chiedere come la clausola, altrimenti io pago la clausola e lo prendo, no? Cioè ragioniamo per logica, usando il cervello, quindi vai dal Bologna, sgramerai quei 7, 8, 9 milioni di euro rispetto alla clausola? Perché Joshua attualmente il valore reale è 27, 28, secondo me non di più, magari qualcosina in più, ma non tanto. Sgrami di là e li aggiungi per il procuratore. Poi se è una questione di principio, proprio perché tu le procure non vuoi pagarle, questo è un altro paio di maniche. Però la soluzione c'è. Noi ci hanno fatto impallinare sul fatto che il Milan deve per forza pagare i 40 milioni più 15. Ma in realtà se vai a trattare col Bologna, tanto la volontà del giocatore è quella di andarsene, l'ha fatto sapere anche il Bologna non mette freni, paletti per farlo andare, quindi perché nessuno ha mai parlato di questa possibilità? E io me lo chiedo, no? Tutti si fissano, i giornalai, tutti quanti, sono 40 milioni, 40 milioni, perché il Milan paga e non tratta. A questo punto se hai un problema per la clausola, vai e tratta col Bologna. Cioè, capite la logica? Io questo a volte mi stupisco veramente perché ci si perde in un bicchiere d'acqua e nessuno pensa alle cose più semplici, molto più banali. Boh, fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzuoli belli. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Sempre comunque Forza Milan. Noi come sempre ci sentiamo più tardi e adieu!